Il recente Gran Premio di Monza, anche se per la rossa purtroppo non è andata come i tanti tifosi accorsi all'autodromo Brianzolo si aspettavano, è stata l'occasione perfetta per presentare una vera e propria opera d'arte firmata a Lego, un modello in scala 1-1 della Bugatti Chiron. Un'auto fatta di mattoncini ad autopropulsione che può trasportare due passeggeri e raggiungere una velocità vicina ai 30 km orari. Non un semplice giocattolo, ma un vero esempio di raffinata ingegneria. Si tratta della prima costruzione funzionante by Lego, realizzata con oltre 1 milione di elementi e alimentata con le power functions della casa dei mattoncini più famosi del mondo. Pensate che nella prova dinamica sono stati impiegati 2.304 motori e 4.032 ruote dentate Lego Technic. La propulsione di quest'auto dal peso non indifferente di 1,5 tonnellate è in grado di generare 5,3 cavalli e una coppia di 92 Nm. Una riproduzione non solo in scala, ma anche estremamente fedele al modello stradale della spaziale Bugatti Chiron, sia nel design che nei più piccoli dettagli. Lo spoiler posteriore, il tachimetro, le luci anteriori e posteriori, il volante smontabile, il pedale freno, sono tutti completamente funzionanti. Un risultato ottenuto dopo molto lavoro, utilizzando 339 tipi di elementi Lego Technic e impiegando oltre 13.000 ore di lavoro per lo sviluppo e la costruzione. Non possiamo definirlo un giocattolo, anzi, questa Bugatti fatta di quei mattoncini che almeno una volta nella vita abbiamo tenuto in mano è un meraviglioso esempio di come anche un gioco può trasformarsi in un'opera d'arte dall'incredibile fascino.